Benvenuti di nuovo in questa serie di videoclip. Il mio viaggio a Dio nel mondo molto secolarizzato. Abbiamo cominciato nell'ultimo videoclip questa lettera che Padre Quartilio Gabriele ha scritto nel 2017. Penso che ricordate, in alcuni videoclip prima di questo avevo offerto due meditazioni di Padre Quartilio nel 2016. Davanti a tutti i preti del movimento, e perché ha visto i problemi del movimento, in particolare dopo la morte di Don Stefano Gobbi e Papa Benedetto è andato via, eccetera. E allora, l'anno dopo però, il problema è diventato sempre peggio nel movimento, sempre peggio. Così Padre Quartilio ha scritto questa lettera, e io ho aiutato lui di tradurre la sua lettera in inglese per quelli in inglese nel movimento. Così adesso continuo questa lettera di Padre Quartilio che ha scritto nel 2017. E così lui continua così. Lui dice: lasciatemi dire anche ora, seguendo lo statuto alla lettera, il movimento è diventato uno dei tanti movimenti, ma non il movimento sacerdotale mariano. Tutti conosciamo molto bene quello che la Madonna dice ripetutamente, che il movimento è opera sua, e pensa lei a mandarlo avanti e a provvedere a tutto il resto. Per questo sono qui a chiedere scusa al cuore immacolato per aver tradito con lo statuto questa sua opera, e a tutti voi per non essermi fidato a Maria nel voler dare una strutturazione ufficiale e giuridica mai voluta dalla Madonna ad un'opera di cui unica proprietaria è sola Maria. A questo proposito devo precisare un fatto secondo me importante. Noi abbiamo eletto il responsabile a Colivalenza alla fine di giugno, prima dell'approvazione dello statuto, che è stato fatto il 10 luglio 2013 dal Vescovo di Como, Monsignor Coletti. Quindi il padre Laurent è stato eletto dall'Assemblea praticamente dalla Madonna, non dalle leggi dello statuto. Come ultimo sacerdote che ha potuto condividere tante confidenze con Don Stefano, devo assumermi la piena responsabilità anche per il fatto che Don Stefano ha sempre rifiutato un riconoscimento del movimento, come dicevo sempre quando gli si faceva questa domanda. Il movimento è opera di Maria. Non posso disporre di ciò che non è mio. Mentre oggi, con lo statuto in mano, si vuole imporre un movimento che non è quello che ci ha affidato la Madonna, e tanto meno quello che Don Stefano ha diffuso in tutto il mondo. La missione di noi facenti parte della schiera di Maria, lei ci vuole in prima linea a combattere la schiera dell'avversario, formata dai più forti, intelligenti, dai più potenti, più numerosi, influenti e ricchi. Mentre noi, la schiera di Maria, è formata dagli ultimi, da coloro che non contano nulla, da quelli che il mondo scarta. Chi ha seguito Don Stefano negli ultimi anni sa che lui usava spessissimo l'esempio di Gedeone, e anche nel movimento diceva: rimarranno in pochi per la battaglia finale. In quest'opera, naturalmente, sono usati degli strumenti. In modo particolare è stato scelto Don Stefano Gobbi. Perché? In una pagina del libro blu viene data questa spiegazione, e il messaggio della Madonna si legge: ho scelto te perché sei lo strumento meno adatto,
così nessuno dirà che è opera tua. Il movimento sacerdotale mariano deve essere solo opera mia. Attraverso la tua debolezza io manifesterò la mia forza. Attraverso la tua nullità io manifesterò la mia potenza. Messaggio 16 luglio di 73. E poi Cortili continua: guai se qualcuno si ritenesse capace, peggio ancora se uno pensasse, ora come responsabile faccio io da solo. Il movimento sacerdotale mariano non è quindi una scia, pur lodevole associazione, con tanto di statuto e dirigenti, promossa da qualche prete o anima fervorosa, ma è uno spirito, come ha di esso felicemente intuito il Santo Padre Giovanni Paolo II. È un qualcosa di impalpabile, ma pur forte e vivo, come sono i doni di Dio, e ha come scopo principale il vivere la consacrazione al cuore immacolato di Maria. E poi lui cita di nuovo un messaggio della Madonna. La Madonna dice: non ho bisogno di mezzi umani. Il movimento va avanti quando mi offri sempre la tua preghiera e la tua sofferenza. Non ho bisogno di mezzi umani. L'aderirvi dipende solo dal corrispondere ad una grazia speciale che io a ciascuno concedo. E questa può ottenerla con la tua preghiera, figlio, col tuo amore, con il tuo soffrire, persino con la tua impossibilità di fare. Questo è il messaggio 24 giugno 74. E poi Quartieri continua: ritengo veramente riproverevole la richiesta fatta con email per riempire le stanze vuote per Fatima con la tariffa di 20 euro come prezzo della messa. Purtroppo è arrivata in mano a tanti laici e sacerdoti estranei che si sono chiesti cosa succede nel movimento. Lui sta parlando lì che nell'anno 2017 hanno fatto l'esercizio spirituale internazionale a Fatima e tanti sacerdoti non sono andati, e perciò con le prenotazioni c'era un grande debito e cercavano di coprire il debito in quello che lui diceva adesso, di chiedere soldi, eccetera, eccetera. E poi il padre Quartieri continua. Lui prende di nuovo un messaggio della Madonna e la Madonna dice: se io ho chiesto nessuna struttura giuridica per il mio movimento è perché è mio preciso volere che si diffonda nel silenzio e nel nascondimento. Questo è il messaggio 24 ottobre 75. E poi Quartieri dice: non dobbiamo correre a Roma per chiedere una ufficialità. La Madonna ci vuole nel silenzio e nel nascondimento, attenti a inviti e a cardinali. E poi continua ancora, Padre Cortiglio dice: ci fidiamo di quello che la Madonna ci dice nei messaggi? Domanda. Non pensiamo che è lei a disporre tutto nel nascondimento e nel silenzio? Una domanda: non pensiamo che è lei a disporre tutto nel nascondimento e nel silenzio, perché la sua tattica è il contrario di quello del suo avversario, che vuol fare credere che ha tutto in mano? E poi un altro messaggio della Madonna, lui prende: questo non è uno dei tanti movimenti, ma è il mio movimento, o figlio. Lascia dunque fare a me, così dovranno fare tutti i miei sacerdoti. Lo farò capire facendo crollare ogni mezzo umano in cui riporteranno la loro fiducia. Devono fidarsi solo di me. Questo messaggio 10 febbraio 74.
E Padre Quartilio prende una frase dal Vangelo, dice: lei fa crollare tutti i mezzi umani. E Padre Quartilio dice: penso sia bene ricordarlo oggi che si vuole organizzare come se nell'organizzare sia il successo del movimento. Non è meglio fidarsi di più di lei piuttosto che delle strutture di approvazioni umane? A scapito di poca fiducia in lei, i viaggi per viaggiare, ora c'è solo da incoraggiare a fare i cenacoli, a vivere bene la consacrazione. Concludendo, vorrei fare presente che anche nel movimento c'è una certa confusione, specie in Italia, dove in questi ultimi 3 anni si è cercato di demolire quello che aveva lasciato Don Stefano. Per 40 anni da solo ha portato avanti il movimento. Anche ora il padre Laurent ha questo compito. Il consiglio lo può aiutare a risolvere magari i problemi più gravi. In questi tempi di grandi confusioni che è penetrata anche nel movimento, la Madonna può chiedere a ciascuno di noi: vuoi accogliere i miei messaggi? Viverli? Vuoi far parte della mia schiera per combattere l'ultima battaglia? O ti vuoi, con mille scuse fasulle, adeguare al pensiero dominante di una chiesa secolarizzata che ha come programma di adeguarsi ai tempi moderni a scapito della verità del Vangelo e dell'insegnamento millenario sui valori perenni, insiti nella natura umana, liberata dal peccato. E questo dal Catechismo, paragrafi 675 a 77. Finisco qui, Dio vi benedica e Maria vi guidi.